questa musica? La mucchia. E Mario Riccardi, è vera? Sì. E casa e chiesa? Ah, ma allora, ma te ti piace il Battisti? Sì, ma... Da una parte. E non ho avuto manca la menopausa. Quello è vantaggio. No, per me. Ma a me, quando c'aveva leucosmia, mi piaceva. Era nervosa. Mi sfogava sempre sa te, ti ricordi? Già, mi ricordo. Per qualsiasi stupidaggine. Capirai, ti facevo un branicò. Io non ti avrei giudicato comunque, manco se l'avessi fatta addosso. Ti capita spesso? Qualche volta. E come fai? E non usa il pantalone, se questo vuoi sapere. Ma fa benissimo a me. Oh, mi hanno operato a 60 anni. Operate? Sì. La prostata? E chi si accorda com'era? Era mani giù bassi. Da quant'è che fai l'amore? Da quant'è che fai l'amore? Ma si batta, come dici? E chi si ricorda? Capirai, io mi ricordo solo che c'era le fatte e le ranocchie sapevano di scur, da per lì. Direttore? Sì? Direttore? Eccomi. Una chiamata per lei, prego. È per un paziente, non lo so. Pronto? Mi dica. Ah, capisco. Telefona per un parente. E mi dica, è autonomo? Vive con voi o a casa una badante? Ne ha cambiate 7. Ma allora è un tipo tosto, è nervoso, impaziente. Ah, è anche incontinente. Appena sono rimasta vedova, poco dopo, un giorno è venuta a casa mia e mi ha detto: mamma, ora che sei rimasta sola, ti abbiamo trovato un posto fantastico. Si chiama la casa della luna calante. È già il nome, è tutto un programma. Aspetta sempre di trovare un bel omne, per fare un'amicizia. Ma anche una storia d'amore, perché come manca, ancora mi sono piaciuta. E poi, se proprio l'ho da di tutta, qualche volta, ma me fomma. Chi l'è? Da dove scappa? Oh, madonnina, grazie, sei stata sentita sotto. Guarda qua questa. Tutto il papà Kim è nutrito in questo dubbio sempre. Non me leva gli occhi di addosso. Ora ste serpente di una smaniosa. Guarda che fisico. Che gaga. Guarda le momo. Che scatto. Guarda che roba. Lei lo sa chi è Tototti? Ma chi è? Cantante? Un cantante. Ah, che il ballerino famoso di Maria De Filippi. Un ballerino? Ma che dici? Ah, allora io ho capito. È clator bel come il sole che fa le telenovela. No, è un cacà, calciator. Signora Rosina, c'è una visita per lei.
hai da trovare marito. Ma io posti a te. Fiola mia, fa la padrona di casa. Oh, guarda, questo è sicuro. Ma se non si fa avanti nessuno, io cosa devo fare? Ragazze, ah, l'hai vista che bella, eh? Vedi? Si chiama Iole. Che bello, si chiama con Mimone. E cosa no. È sposato? Oh, ma che fiori! Oh, signor, per carità. La mia. No. Buongiorno, dottore. Oh, buongiorno signora, buongiorno. Scusi, ero distratto. Buongiorno anche lei, signorina, eh? Guardi, incantata! Ma sei proprio incantata! Sono Palmiro, c'è una visita per voi! Ah, è arrivata? Oh, ciao Vittoria! Ciao nonno, come stai? Ciao. Bene, tu come stai? Ma che fai? Senti che le canzonacce del partito? Ma tante non te stufne mai! Oh Vittoria, ma a me mi dà gusto sta sentire ogni tanto bandiera rossa. Il suo. Gli argomenti non te mancano. Oh, se te basta le parole, fai con quella malicla greca, come si chiamava? Ah, la Lisistrata. Quella malicla, fai lo sciopero del sesso, funziona. Non te lo faceva sempre a me quanto ne dava mente. Una volta le donne stavano zitte, basta. Adesso invece prende parte e dopo sei mali davanti. Fai la figuraccia, fai una roba, fai un'altra. Le donne adesso... Te sputano lì per lì ti manda a casa, vuoi capire o no? Mo badagì, Giovanni, oh. Che tu si trazza buona. Qualsiasi lì vedrai funziona, Nico. Pussi, proprio la prima volta mi viene bene e non fa niente. Anche io non ho fatto una gran figura. Tu fai raccontare sempre da nonna, lì c'è la bocca della verità. È vera? Quella vuol fare l'amore, io boh... Hai paura. Ho paura io. E come di Giovanni ho paura? Io ho paura. Hai paura? Ma cosa sei rincoglionita pure da stare davanti il computer? Padridami, che sono passata tua cugina, club e fana malì. Ma comunque, se siete innamorati, non c'è problema che non si risolve. Dai retta a me. Sì? Hai un sogno nel cassetto? Vieni da noi e potrai realizzarlo. Beh, questo mi potrebbe anche interessare. Giovane regista, cacchio, e non potrà mai resistere al fascino mio. Io e una vita vuoi fare la cantante, vuoi dedicare una canzone, ma dell'elmo mia, il grande amore della mia vita. È passato 40 anni e non ho saputo più niente. Oh, che ne ha conosciuto un'altra e si è scordato di me? No, è un po' essa. Ma dove la trova un altro uguale a me? Oppure, quella ancora in cerca di fortuna. Adelelmo, se la fortuna l'hai trovata, vieni da me. La fortuna tua so io. Lei immagino che è venuta per cantare. Sì. Cosa mi vuol far sentire? Ah, un bel di vedremo di Puccini. La Madosca, questa è nuova proprio, eh. E ce n'ha una un po' più moderna, signorina? Sì. Dica. Il Piave. E che fantasia che c'ha, signorina lei? Il 150esimo dell'Unità d'Italia. La canti, via, la canti. Mari, mi raccomando, Il piave mormorava nel passaggio dei primi fatti. Basta, bravina, basta. Signorina, lasci in gomma. Prego, canti. Dai. Vado? Vada pure. Allora, nella torre il silenzio era già alto, sussurravano i pioppi di Rio Salso. I cavalli normanni, le loro poste, frangeano la biada pur morto. Là, in fondo, la cavalla era selvaggia, nata fra i pini sulla salsa spiaggia, che nelle froge aveva dal mar le spunze e gli urli negli orecchi avuti. Signorina, che ne direbbe di riportare quella cavalla nella stalla e farla un po' riposare, eh? Ma non... Nel frattempo lei studi recitazione, su. Non me l'aveva detto mai. Sì? No, la giovane promessa, promessa. Lasci in gomma, la porti via a me. A me è quella. Sì, porti via la cingomma. Vada pure. Mi faccia sentire qualcosa, dai, una canzone, un qualcosina. Voglio farle sentire la mia ultima grande opera che ho scritto per il mio
mio dell'elmo. Oh, sì, questa mi... Dai, la provi, via, provi un po', ma... Oh, Dio, Dio, Dio. Non sono capitato. Se prima muoia dell'elmo, c'è anche roba. Io ti signorina, 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 fermi, la fermi. Tac, calzi il bottone e lui parte. Si stufa, tac, calzi il bottone e lui si smorza. E comda un bel po'. E blin però. Questo me l'ha regalato mi fiole. Guarda che roba, ma chi? E pu, sa il direttore della casa della luna calante, mica se scherza, quella è sturza. Lui dirige tutta ogni cosa, pannolone, cristeri e supposto. Vai a dire qualcosa, sin a posto. Io sono professore, mi dicevano, questo sarà bravo. Invece ti giudicano ben e bravo se non la fai addosso. Ma chi detto? Io avrò avuto 34-35 anni. Era contento un bel po', ma io mica lo sapeva. La vita è proprio strana. E il Padre Eterno ci avrebbe da fare vricchiati sul foglio dell'istruzione. Sa me, ci dorme un altro vecchio, in vicino di camera mia. Mamma mia, ragazzi, è sempre di buon umore, e decoro un bel po', quanti portano la ciambella. E sai cosa fa lui? La taglia tutta a pestin, eppure la danno un cinema a tutti. Quante decor, che è il cristiano. Ma però alla notte sgaggia sempre, 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 sempre. A te ne sen più, l'avranno portato via. E mica so se arrivien. Oh, questi... Questa è una bella foto, quando sono andati in Scozia, ma là, al lago di Loch Ness. Che sol quel giorno, toccava chiudi occhi, perché l'acqua del lago scintillava e la guida ci diceva adesso potete vedere tutto quello che vi pare. Sì, potete vedere anche il mostro. Sì, sa che riflesso, gli occhi mezzi chiusi, ognuno poteva vedere quel che pareva. Alla fine, proprio non passate minchion, gli ha venduto tutti che l'avevano visto il mostro. Oh, però Maroniero mi hanno detto che non è riuscita tanto bene, eh? Ma lui beveva troppo, quel cristiano. Un giorno dopo mezzogiorno, attraversava la strada, l'hanno preso sotto sulla motocicletta. Ah, io l'ho sempre pensato, che per i vecchi e per i gatti è pericoloso attraversare la strada. Fa la magia tutto quel che vuoi tu, bididi, badidi, bu. Sì, fu vera fa la magia.